Emanuela? Salvatore? Lo sai che non volevo venire, vero? Lo so. Cos'è, in tutto femminile? Non ne ho mai avuto bisogno con te. Ah, io ne avrei avuto invece. Ripensamenti? Beh, sai, non è mai una bella idea rivedere la propria ex. Sono passati 10 anni, le persone cambiano. Lo pensi davvero? Perché tu no? Perché cambiare? Perché cambiare fa bene. Se lo fai nel modo giusto. Sai che sapevo che avresti fatto grandi cose. Grandi cose? Cose normali. No, perché ti sminuisci sempre? Tu invece? Io cosa? Com'è che sei diventato un mafioso? Devi usarla per forza quella parola? Mi piace chiamare le cose col loro nome. Innanzitutto non sono una cosa. Poi certe espressioni, lasciamole ai film, alla fantasia. E la verità quale sarebbe? Ah, se non l'hai capito prima, ora che senso ha? Perché voglio aiutarti. Aiutarmi? È così che lo chiami, aiutarmi. Io ho sempre voluto il tuo bene e avrei fatto qualcosa anche prima. Sì? E dimmi, potevi aiutare mio padre, forse, quando ha perso il lavoro e ha cominciato a bere tutte le sere fino a morire? Oppure potevi aiutare mia mamma, eh? Che piangeva tutte le sere disperata perché non sapeva se saremmo arrivati a fine mese. Questo no! Però avrei fatto qualcosa. Io ho fatto qualcosa! L'unica cosa che credevo possibile. Ma non era l'unica possibile, c'erano altre strade. Tipo cosa? Tipo scappare come hai fatto tu? Io sono andata via per costruirmi un futuro. Per te è stato molto più facile che per me. Non è stato per niente facile, ho fatto un sacco di sacrifici e ho fatto l'unica cosa che potevo fare, avresti dovuto farlo anche tu. E ti ricordo che appena ho potuto, io sono tornata qui, perché questa è casa mia. Così come la mia, non mi pento di essere rimasto, perché dovevo. Ho accettato l'unico lavoro che mi è stato offerto e sai che c'è? Lavoro dopo lavoro sono diventato bravo. Uno a cui portare il rispetto. Ma sono queste le parole? Lavoro? Rispetto? Ma tu sei sicuro di conoscere il significato di queste parole? E tu sei sicura di sapere esattamente di che cosa stiamo parlando? Io ero la vittima e dovevo reagire. Tu eri la vittima? E chi è la vittima? Chi è la vittima? Lo Stato! Lo Stato, guarda che è molto peggio di noi! Non è così. Ah, tu la fai facile però, eh? La fai molto facile. Io la faccio facile? Guarda che è troppo comodo pensarla come fai tu. Pensare che lo Stato è criminale, che tanto fanno tutti quanti schifo, che non si può essere diversi. Io credo che un'altra storia sia possibile. Come per esempio poteva essere diverso per noi. Come per esempio potevamo trovarci qua per trascorrere il nostro anniversario. Oppure potevamo trovarci qua per trascorrere una serata romantica perché tu volevi annunciarmi di essere stato promosso al lavoro. Oppure potevamo trovarci qua semplicemente per passare una serata diversa senza i bambini. Dicevi che non volevi figli. Te l'ho detto, le cose cambiano. E vorrei fare tutto il possibile perché cammino in meglio. Non si può tornare indietro. No, però si può andare avanti e si può fare in modo che gli altri non facciano gli stessi errori. Per questo sono felice che tu sia venuto all'appuntamento. Spero che ne valga la pena. Farò in modo che sarà così. Però mettiamo in chiaro una cosa. Io non mi pento di aver aiutato la mia famiglia. Io mi pento di come l'ho fatto. Perché ho distrutto altre famiglie per salvare la mia. Credi che ci sia la possibilità dentro di me ancora di poter cambiare? C'è solo un modo per scoprirlo. Sono contento che sia tu a farlo. La
la mafia è vostra, non è cosa nostra. Istituzione organizzata ma nascosta. Uomini d'onore vi chiamate, un onore basato per tutte le persone che sono state ammazzate. Disonore, ma quale onore? Tutti in silenzio senza rumore. La gente guarda chi muore dal balcone fissa per ore. Un corpo sdraiato che non si potrà più rialzare. Nessuno dice nulla, lo Stato sta a guardare. Fatto di sangue con Dio al paradiso, poi di via Dio. Confessi i peccati commessi che la Sicilia ne porta i riflessi. Terra baciata dal sole sprofonda giù dentro l'oblio. Tanti delitti commessi, troppi decessi per compromessi. Vigila l'omertà dagli anni 80, 100 passi.